maggioranza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia è ritornata ad indossare la mascherina all'aperto nel primo giorno di zona gialla. Nessuna multa al momento, domani il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Udine. Calma ma confusione sulle indicazioni da seguire nei bar e nei ristoranti dove si può accedere solamente da vaccinati o guariti con il Green Pass rafforzato. La Confcommercio chiede chiarimenti. Dalle 18 di oggi prenotabili con priorità le somministrazioni del booster alla categoria obbligata con gli operatori dell'ambito sanitario, gli studenti specializzandi e tirocinanti per i quali in scadenza il Green Pass al 31 dicembre. Il sindaco di Udine torna sul tema delle modifiche allo statuto comunale rispetto al concetto di famiglia. L'opzione Bertossi sul tavolo del consiglio comunale. Manifestazione delle famiglie arcobaleno contro la giunta. L'argentino sarà operato probabilmente domani dopo la frattura alla clavicola rimediata contro il Genoa. Saxes o Pussetto pronti a sostituirlo. Scatta stasera il ritiro dei bianconeri, dovrà servire per preparare al meglio la trasferta di Roma contro la Lazio. Buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. Tutti i riflettori italiani oggi erano puntati sulla nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, che è ritornata in giallo, unica regione italiana e unica regione che ha iniziato a sperimentare il Super Green Pass, che poi scatterà per tutto il resto del paese a partire da lunedì prossimo. Noi siamo andati tra le vie del centro di Udine per capire, percepire se questo nuovo obbligo è stato rispettato e come i cittadini lo hanno colto. La stragrande maggioranza le mascherine le ha rimesse, c'è qualche caso particolare in cui c'è ancora polemica, continuano a vigilare le forze dell'ordine. Monica Nardini. Ritorno dell'obbligo della mascherina all'aperto in Friuli Venezia Giulia. Giustissimo. Voi state portando pazienza ancora per questa situazione. Per la salute devo fare anche quello, signora. Cosa vuol fare se no? Ci chiudiamo dentro un'altra volta? E ce l'ho con i Novas che non posso vederli. Lei l'ha sempre tenuta? Sì, sì. Proprio perché... Cosa vuole? Si era già abituati prima? Sì, è inutile. Il problema è quello, quindi se è una cosa così semplice come una mascherina non è che costa niente. Già ci eravamo abituati prima, lo facciamo tranquillamente, insomma, senza nessun problema. Lei ha visto i clienti arrabbiati oggi su questo obbligo, mi stava dicendo? Eh sì, perché tanti sono vaccinati e la cosa non ha funzionato. Lei come lo vive? Io? Male, perché siamo, vede, dobbiamo recintarci, stare a distanza e non abbiamo ottenuto niente. Questo è, vaccinati e non abbiamo niente, anzi, devono rivaccinarsi tutti e perciò la gente è tutta arrabbiata. Lei signora oggi come sta vivendo questo obbligo? Favorevole. È favorevole all'obbligo? Sì, sì, sono favorevole, tra 15 giorni faccio la terza dose e trovo giusto. Se bisogna mettere, la metto. Porta pazienza ancora. Sì, infatti. Il resto delle misure ha tutto chiaro? Ho 3 dosi di vaccino, quindi spero di essere protetta. L'ho sempre indossato, sì, perché lavoro in un certo posto, quindi bisogna sempre usare. Sono contenta, guarda. Si sente più tutelata? Anche. Magari facessero tutti e sarebbe meglio. Queste dunque le voci di alcuni degli udinesi che abbiamo raccolto, incontrato stamattina. Nel resto della regione com'è andata? A Trieste calma ma confusione rispetto alle varie indicazioni sul Super Green Pass in particolare. C'è stato un caso, per esempio, un gruppo di persone che non aveva il foglio cartaceo del Green Pass, solo il QR code, e è stato chiesto loro di consumare all'esterno dei locali. Anche a Pordenone tutto è tranquillo, poche però le mascherine all'aperto, mentre non si sono registrati problemi di sorta per il Super Green Pass cartaceo. A proposito dei chiarimenti invocati da più parti, si è espresso oggi il prefetto di Trieste, commissario di governo per il Friuli Venezia Giulia, Annunziato Vardè. Per quanto riguarda il consumo al banco dei locali pubblici, vengono confermate le disposizioni già previste per la zona gialla. Dunque, chiunque può consumare al banco senza obbligo di esibire alcun documento, ha detto il prefetto. La normativa anteriore al decreto legge, approvato il 24 novembre dal Consiglio dei Ministri, ha precisato il prefetto, lo prevede. Proprio su questo aspetto, ieri la stessa regione aveva dimostrato dubbi interpretativi, chiedendo proprio chiarimenti alla prefettura di Trieste. Tra l'altro, proprio nel capoluogo regionale, è stato
stato deciso di avviare un team congiunto tra forze dell'ordine e il personale della Trieste Trasporti per verificare il possesso del Green Pass sui mezzi pubblici, e in settimana continueranno anche i controlli da parte della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Rispetto all'obbligo del Green Pass all'interno dei locali pubblici, bar e ristoranti, anche in questo caso siamo andati ad ascoltare la voce degli esercenti friulani. Fortunatamente la gente sembra essere comunque abbastanza informata. C'è stata un pochino di confusione legata al fatto che non si comprendeva benissimo il perché fosse necessario il cartaceo, quando effettivamente andandosi ad informare un pochino meglio è valida anche qualunque altra app che sia in grado di produrre i dati specifici sulle date di vaccinazione. Rispetto ai posti a sedere, ai tavoli, anche al consumo al banco, restano alcuni aspetti da chiarire, corretto ancora? Allora, a dire il vero sì, nel senso che anche noi informandoci, poi magari sono io che sono in errore e non sono stato in grado di informarmi adeguatamente, anche noi informandoci abbiamo qualche problematica, nel senso che inizialmente, per come era impostata, sembrava che il Super Green Pass imponesse l'accesso anche al banco solamente a coloro i quali avessero avuto appunto la doppia vaccinazione piuttosto che altre cose. E sembrava che non potessero i non vaccinati, quindi non poter neanche accedere. Il nodo sui quattro tavola mi sembra sia stato sciolto dal giornale qualche giorno fa. Di conseguenza a noi manca ancora una comunicazione dove ci dica dall'A alla Z tutte quelle che sono le cose che dobbiamo seguire fondamentalmente. Gli aspetti su cui ancora attendete chiarimenti anche voi? Soprattutto il fatto di se ci sono congiunti, se posso accomodare più persone a un tavolo, quante persone, o se proprio categoricamente devono essere quattro persone per tavolo. Per quanto riguarda il consumo al banco? Noi abbiamo un banco molto piccolo e con le torte davanti, per cui noi preferiamo non fare il servizio al banco, invitiamo il cliente di accomodarsi a un tavolino. Lei lavora in questo locale in Piazza San Giacomo, non desidera essere ripresa, ma come sta vivendo questa giornata anche con le nuove misure? Praticamente non sono tutto chiaro e ovviamente abbiamo deciso di tenere scelta non far sedere più di quattro persone al tavolo, indipendente se c'è Green Pass o non c'è Green Pass. Avete sostanzialmente tavoli all'esterno? Sì, però controlliamo Green Pass dentro ovviamente, abbiamo pochi tavoli, controlliamo Green Pass, però fuori non controlliamo, però non facciamo sederci più di quattro persone. Cerchiamo di evitare di far consumi al banco, preferiamo di far sedere gente e basta. E quando sarà più chiarezza, ovviamente riprendiamo in caso a fare consumo al banco. E siamo andati anche a raccogliere la voce del presidente della categoria della FIPE, Confcommercio, la rappresentanza sindacale di baristi e ristoratori della provincia di Udine e Dalla Mora, per verificare dunque anche come l'associazione di categoria sia impegnata per dar man forte a tutte queste richieste di chiarimenti. Francesca Santoro. Primo giorno per il Super Green Pass in Friuli Venezia Giulia. Qual è la percezione che avete avuto da parte dei vostri colleghi? Com'è andata? Oggi i nostri colleghi si trovano di fronte ad un nuovo decreto, a dei nuovi adempimenti, per i quali però non sono stati ancora predisposti nel dettaglio gli strumenti. Pertanto continueranno a controllare il Green Pass secondo le modalità attuali, in attesa che ci sia una differenziazione più evidente, più marcata tra il Super Green Pass, quello ottenuto attraverso la vaccinazione o la guarigione dal Covid, e il Green Pass che attualmente è in possesso dei cittadini italiani. La percezione è quella un po' di scoramento, ma di adattamento a quelle che sono le necessità. Siamo una categoria elastica che continua a lavorare sulla base di una forte energia, della buona volontà e della volontà di non richiudere. C'è preoccupazione per il fatto che potrebbero perdersi dei clienti a questo punto? Beh, un minimo sì, perché prima dell'ingresso in zona gialla c'era stato un rallentamento delle prenotazioni. Vediamo che comunque nella gente rimane la voglia di uscire. Sappiamo, perché stiamo già mettendo in conto il fatto che qualcuno dei clienti lo perderemo. Una cosa che possiamo dire però ai clienti è che attraverso questo nuovo adempimento frequentare i pubblici esercizi, i ristoranti, i bar sarà andare in luoghi ancora più sicuri di prima.
E nessuno vuole rivivere un Natale, un periodo natalizio come quello dell'anno scorso, con tutte le chiusure e tutti i disagi conseguenti. I pubblici esercenti non vogliono, ma soprattutto non possono. Sarebbe pericolosissimo per le aziende trovarsi di fronte a ulteriori limitazioni. Molte di queste aziende potrebbero non riaprire più. Molte risposte a queste domande di chiarimento potranno arrivare forse domani con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che è stato convocato in prefettura a Udine. Nel frattempo sono già partiti i controlli da parte delle forze dell'ordine e dei carabinieri in particolare. Secondo i dati comunicati dal Comando Provinciale di Udine sono state controllate 215 persone, 54 tra gli esercizi pubblici e commerciali, e non sono state riscontrate violazioni alla normativa sul controllo dei Green Pass e delle regole sull'uso della mascherina e del distanziamento interpersonale. Chiudiamo questa panoramica nel primo giorno di Super Green Pass e Zona Gialla anche con un'altra delle categorie che si trova di fronte ad affrontare queste novità, le palestre. Palestre, che cosa succede da oggi? Da oggi secondo me succede niente, continueremo a far entrare le persone controllando il Green Pass, accederanno agli spogliatoi e poi aspetteremo ulteriori precisazioni dopo il 6 dicembre. Continua a valere dunque il Green Pass base al momento? Al momento Green Pass base. Tra i clienti quali sono gli umori che anche oggi insomma avvertite? Eh beh, sembra un po' di timore, Timore, attenzione, però se io guardo la palestra sono tutti con la mascherina, ogni spostamento viene fatto con la mascherina, gli istruttori lavorano sempre con la mascherina, ci sono tante mascherine FFP2, sì, insomma attenzione, ecco, attenzione. E allora la pagina sanitaria legata al Covid. Partiamo dalla notizia che sta facendo il giro d'Italia, ovvero quella di un medico Novax trovato positivo al Covid, ha violato l'isolamento ed è andato in giro per il nostro paese per propagandare le proprie tesi, tra l'altro intervenendo ad una manifestazione nelle scorse settimane a Pordenone con la questura della città del Noncello che ora l'ha denunciato. Si tratta di un medico abruzzese di 70 anni per aver partecipato alla manifestazione nel parco cittadino alla quale erano presenti circa 200 persone. La polizia è risalita al professionista grazie ad un sistema che solitamente viene utilizzato per scovare i criminali, un alert automatico che compare nel portale delle forze dell'ordine quando una struttura ricettiva e segnala un nominativo che per qualsiasi ragione ha un problema con la legge. Da quanto si è appreso, il medico non era un semplice attivista, ma considerato anche un personaggio di spicco nella galassia Novax e no Green Pass. Il Friuli Venezia Giulia, nel frattempo la regione italiana con la più alta occupazione dei reparti ordinari negli ospedali, e quanto emerge dal monitoraggio della GENAS, nel frattempo oggi continuano ad aumentare i ricoveri e si registrano altri 6 decessi. Vediamo. Mentre sale al 9% in Italia, la percentuale di posti occupati nei reparti ospedalieri da parte di pazienti Covid, tra le tre regioni che superano il livello di allerta del 15%, figura il Friuli Venezia Giulia. La nostra regione arriva al 22%, secondo il monitoraggio quotidiano di Agenas. Val d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano seguono al 18%. E i dati della regione relativi alle ultime 24 ore confermano il costante incremento dei ricoveri nei reparti ordinari. Negli ospedali regionali si è arrivati a 291, con 15 pazienti in più rispetto a ieri. I malati di Covid accolti in terapia intensiva sono invece 25, 2 in meno. Sul fronte del contagio, 8.158 tamponi e test hanno permesso di individuare altri 181 casi, con una percentuale di positività quindi del 2,22%. Il conto delle vittime sale a 3.974, con altri 6 decessi, tutti in ospedale. Si tratta di due uomini di Trieste, di 88 e 83 anni, di una 95enne di Udine, di una 89enne di Gorizia, di un 78enne di Chions e di una 75enne di Pordenone. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in vista della prossima entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'estensione dell'obbligo ad alcune nuove categorie professionali, la Regione si organizza per incrementare progressivamente le vaccinazioni. Da oggi alle 18 sono prenotabili con priorità le somministrazioni del booster per la categoria obbligata di tutti gli operatori dell'ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. Per gli operatori delle forze dell'ordine e della polizia penitenziaria, il personale scolastico, universitario e vigili del fuoco, l'apertura di agende prioritarie è prossima.
Dalle 14 di mercoledì 1 dicembre sarà estesa inoltre la possibilità di prenotare la dose di richiamo ai cittadini di età compresa tra 18 e 39 anni, purché siano stati vaccinati almeno 5 mesi prima con il ciclo primario. Andiamo a vedere anche la situazione del contagio nel nostro paese. Sono 7.975 i positivi di giornata, sono 65 le vittime secondo i dati del Ministero. Rimangono 189.643 persone attualmente positive, sono stati effettuati 276.000 tamponi. Sul fronte dei ricoveri, 669 i pazienti in terapia intensiva, 31 in più rispetto al giorno precedente, e i ricoveri negli reparti ordinari sono 5.135. Chiudiamo la pagina Covid e veniamo all'attualità cittadina. A Udine è in corso il Consiglio Comunale con il tema della famiglia, che sta facendo discutere da diversi giorni. Oggi è tornato ad intervenire il sindaco Fontanini con un post su Facebook. La nostra non è una battaglia contro alcuno, ma è la battaglia contro l'utero in affitto. Io, per essere gender friendly, aggiungo contro il seme in affitto, ha scritto in un post su Facebook. La proposta di modifica del regolamento comunale e dello statuto ha suscitato un ampio dibattito, dure critiche da parte dell'opposizione, e tra l'altro sono scesi in piazza anche i manifestanti questo pomeriggio del gruppo delle famiglie Arcobaleno. Dall'esterno di Palazzo d'Aronco la nostra Francesca Santoro ci aggiorna, e da un lato dal Consiglio Comunale sui temi in discussione, ma anche sulla manifestazione che si è svolta oggi pomeriggio. A te la linea, Francesca. Buonasera David, un centinaio di persone che sono scese in piazza a Udine aderendo alla manifestazione indetta da Arcigay Friuli a tutela della famiglia e delle molteplici forme che la famiglia al giorno d'oggi può assumere. La motivazione che ha scatenato questa protesta è l'odierna riunione del Consiglio Comunale che in queste ore voterà la modifica di un articolo dello statuto comunale prevedendo che la forma naturale di famiglia sia solo quella fondata sul matrimonio. Un ritorno al passato, una scelta indiscriminata e non condivisibile secondo Arcigay, secondo anche molte altre associazioni che appunto quindi hanno voluto manifestare, ricordando che i tempi sono cambiati e che al giorno d'oggi le forme di famiglia sono tante e sono tutte degne di essere rispettate. Vediamo l'intervista che ci ha rilasciato la segretaria di Arcigay Friuli e poi lì nello studio. Personalmente e tutte le associazioni anche qui presenti oltre ad Arcigay siamo rimasti allibiti, cioè ci sembra veramente un ritorno al passato, anche perché l'articolo com'era prima nello statuto garantiva i diritti della famiglia. Famiglia come termine generico, cioè un termine più inclusivo, e si rifà, diciamo, questa modifica a detta dell'amministrazione comunale all'articolo della Costituzione, articolo 29, che di fatto definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Però dobbiamo contestualizzare, no, questa cosa, nel senso che abbiamo una Costituzione del 1947, quindi un contesto sociale e culturale completamente diverso, quindi parliamo di un dopoguerra e parliamo anche di uno scopo diverso delle madri e dei padri costituenti della Costituzione, proprio perché lì si faceva riferimento all'autonomia della famiglia, quindi si poneva un confine, si rimarcava un confine tra l'autonomia della famiglia e quella che poi era l'ingerenza che era stata fatta dal regime fascista, che aveva proibito i matrimoni misti e quant'altro. Quindi noi lo troviamo assolutamente anacronistico e completamente staccato da quella che è la realtà, perché nel 47 non esisteva la legge sul divorzio, non esistevano le unioni civili, non venivano riconosciute nemmeno le convivenze di fatto, e quindi ci troviamo di fronte a una politica ancora una volta che si va ad arroccare su posizioni oscurantiste, discriminatorie. Soprattutto dobbiamo ricordarci che la giunta comunale ha lo scopo di promuovere non un'idea personalistica di famiglia, ma di promuovere tutte le famiglie e tutti i cittadini, cioè di garantire le tutele di tutti.
Oltre al sit-in di oggi, che altre iniziative intendete intraprendere? Allora, io sono a conoscenza di un emendamento del consigliere Bertossi, ormai il caso è diventato di rilevanza nazionale perché è finito anche sul tavolo della ministra alle pari opportunità Bonetti, però monitoreremo, diciamo, eventuali effetti, eventuali ulteriori modifiche e continueremo a far sentire le nostre voci a tutela sempre dei diritti e delle libertà di tutti. La politica regionale ora ha approvato dalla maggioranza in aula a Trieste l'assestamento TER, la manovra con 117 milioni di euro che la giunta Fedriga ha stanziato in favore di molti settori. Il voto è arrivato, come detto, a maggioranza, astenuta l'opposizione, unico voto contrario quello di Furi Onsel di Open Sinistra FVG. Ascoltiamo le parole al termine della votazione dell'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli. Assessore Zilli, è stato approvato quindi questo assestamento di fine anno, un assestamento che andava compiuto in termini urgenti e soprattutto porta nuove risorse anche per quel che riguarda il settore della casa. Sì, una manovra di fine anno eccezionale perché conta sulla trattazione che c'è stata tra il Presidente Fedriga e il Ministro Franco, che ha portato un vantaggio per le casse della Regione di più 66 milioni per questa fine appunto annualità 2021 e anche che conta su diversi storni ed economie. Noi puntiamo sempre all'ottimizzazione della spesa, quindi abbiamo messo in circolo 117 milioni di euro utili per garantire liquidità, per scorrere graduatorie come il bando prima casa, dove abbiamo dotato questo comparto di 50 milioni di euro, la sanità con i suoi fabbisogni legati soprattutto alla recrudescenza dell'emergenza pandemica per 27 milioni di euro e poi un'attenzione particolare allo sport perché abbiamo garantito i finanziamenti al CONI per poter fare le sanificazioni degli ambienti sportivi dove i nostri ragazzi hanno diritto di continuare ad allenarsi. E questo è uno degli esempi tra i tanti perché abbiamo inserito importanti risorse anche per scorrere una graduatoria sul bando sportivo in occasione sia di investimenti straordinari sugli impianti, sull'impiantistica dei nostri comuni, sia anche per favorire ulteriormente le occasioni di lavoro per chi in ambito culturale e sportivo intende investire. Si tratta di una manovra appunto che è finalizzata a mettere in circolo immediatamente queste risorse. La partita vera è sulla stabilità, dove le commissioni si stanno confrontando e ci sarà l'esame e l'approvazione proprio questa settimana. Un focus molto importante è quello legato alle missioni del PNRR, quindi contro il rischio idrogeologico, contro la sismicità degli edifici pubblici, quindi la sicurezza delle nostre scuole e dei luoghi di aggregazione. Il collega Pizzimenti ha già destinato 27 milioni di euro per la sicurezza degli edifici scolastici. La pagina occupazionale, domani sciopero di 8 ore in ABS, indetto dalle rappresentanze sindacali, confermato dunque lo stato di agitazione da parte dei sindacati. La situazione di disagio viene raccontata da parte dei lavoratori dovute alle continue decisioni unilaterali dell'azienda in tema di gestione delle buste paghe e di erogazione dei premi di risultato, oltre che alle criticità sui carichi di lavoro, organici e formazione. Infruttuosa, spiegano ancora le RSU, la procedura di raffreddamento avviata con l'azienda, che ha anzi confermato la volontà di imporre le proprie decisioni. Da qui la prosecuzione dello stato di agitazione e degli scioperi. Ora tutti i fatti di cronaca di giornata riassunti nelle nostre flash news. Un 14enne è stato investito sulle strisce pedonali nel centro studi a Udine intorno alle 13 di oggi, al termine delle lezioni a scuola. L'incidente è avvenuto in via Da Vinci, all'esterno del liceo Marinelli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il ragazzo, incosciente dopo l'investimento, è stato trasferito al Santa Maria della Misericordia. Nella notte gli agenti di una volante della questura di Udine hanno arrestato vicino all'autostazione un 50enne della Sierra Leone gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Gorizia in seguito a diverse condanne per furti commessi nelle ecopiazzole di vari comuni. Da San Daniele del Friuli a Coseano, passando per Butrio, Coloredo di Montalbano e Manzano, tra il 2013 e il 2017 l'uomo ha rubato televisori, frigoriferi, mobili e accessori vari per poi trarne profitto.
i carabinieri del comando radiomobile di Aulisina hanno individuato e arrestato un 48enne romeno che deve rispondere di violenza ai danni della moglie. L'uomo, che deve scontare 3 mesi di reclusione, stava cercando di uscire dal territorio italiano a bordo di un bus. La condanna è conseguente ad atti di violenza domestica perpetrati nei confronti della donna, appunto, che per tutelare se stessa e i figli si era rivolta a un centro antiviolenza. I funzionari dell'agenzia Dogane Monopoli in servizio nell'ufficio di Gorizia hanno rinvenuto 12.000 pezzi di minuterie per ferramenta ed accessori per avvolgibili che riportavano un falso made in Italy su un automezzo in ingresso in Italia. La merce, di produzione e provenienza bosniaca, destinata a una società della provincia di Vicenza, aveva impresso su ogni singolo pezzo la dicitura made in Italy o Italy e il nome della ditta importatrice italiana senza altra indicazione. Il carico è stato sequestrato e il responsabile della società è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Apriamo la pagina sportiva purtroppo con una brutta notizia che riguarda l'Udinese, perché Roberto Pereira, costretto ad uscire ieri nella sfida contro il Genoa dopo 11 minuti per un colpo alla spalla, oggi ha ricevuto i referti che parlano di una lussazione alla clavicola di alto grado. Mercoledì si sottoporrà ad un intervento chirurgico a Monastier, nella clinica di uno dei luminari per quanto riguarda le spalle, ovvero il professor Gervasi. Nel frattempo mister Gotti dunque guarda già al possibile sostituto, si parla tra Saxes o Pussetto, sono loro i principali indiziati a prendere il suo posto nella sfida di giovedì a Roma contro la Lazio. E proprio in vista di questa gara, da non sbagliare, la società da stasera sarà in ritiro, la formazione bianconera, con mister Gotti dunque che dovrà lavorare per recuperare il terreno perso. Il servizio di Stefano Giovanpietro. Timori, paure, nervosismo si sono tramutati in delusione e hanno portato Udinese e Genoa a finire come nessuno avrebbe voluto. La partita della festa per il 125esimo anno del club friulano è coincisa con uno 0-0 tutto sommato triste, che non a caso ha smosso i fischi dei tifosi accorsi alla Dacia Arena per essere parte della giornata speciale. La pioggia dei giorni precedenti aveva anche lasciato spazio a un sole splendente, ma in campo è prevalso il grigiore di una squadra troppo affannata a cercare di risolvere la situazione con una giocata individuale piuttosto che con un'adeguata organizzazione. Nonostante gli 0 gol subiti, la fase difensiva ha mostrato qualche falla, soprattutto nella gestione degli 1 contro 1 di Samir, mentre sull'out di destra Molina non è riuscito a vincere il duello con Cambiaso, rischiando anche il cartellino rosso per il duro fallo su Rovella. Ha colpito poi la testardaggine di De Lofeo e l'imprecisione di Pussetto in alcune circostanze. Solo una volta l'argentino è riuscito a liberare al tiro Beto, che ha timbrato il palo con una deviazione. Non sono arrivate risposte positive nemmeno da chi è subentrato, con il solo Success che si è preso un pollice in su, anche se è entrato troppo tardi. Probabilmente una colpa di Luca Gotti nella lettura di chi potesse essere il chiavistello, con Forestieri addirittura relegato in panchina per tutta la gara. Tanti interrogativi che hanno creato disappunto anche nella dirigenza. Le ore successive al match sono state di riflessione. Alla fine il punto ha mosso comunque la classifica, tenuto a distanza il Genoa terz'ultimo, però questo non può e non deve bastare per una squadra che ha l'ambizione di veleggiare verso la parte sinistra della classifica. Per ora la scelta dell'Udinese è di confermare la fiducia a Gotti in vista della doppia trasferta a Roma contro la Lazio e a Empoli contro la sorprendente squadra di Andreazzoli. Conseguentemente la seconda decisione è per il ritiro immediato in vista della partita contro i biancocelesti di Sarri, reduci da una cocente sconfitta in quel di Napoli. Urge un cambio di rotta per i bianconeri, anche se l'ostacolo di giovedì non sarà semplice. Ieri la Dacia Arena, protagonista degli eventi per i 125 anni di storia della società bianconera, elogiata per la sua, per i suoi spazi, oggi anche dal noto giornalista Rai Marco Mazzocchi, che era in Friuli per registrare la trasmissione Stop and Go e ha visitato appunto lo stadio bianconero. È vero che forse qualcuno si poteva aspettare qualcosa di più dalla partenza dell'Udinese quest'anno in campionato, però io non dimentico che secondo me l'Udinese, giustamente, perché poi a un certo punto ci fai circa 50 milioni di euro più 20-25 col portiere, ha venduto quest'anno 2 giocatori importantissimi. Secondo me De Paul è uno dei 10 centrocampisti più forti d'Europa ed era anche giusto venderlo, per cui un piccolo dazio lo devi pagare. La fortuna dell'Udinese in questo momento è che ci siano squadre secondo me meno attrezzate. Certo, per esempio quando ha giocato col Genoa forse un colpettino del KO lo poteva dare,
ma non mancheranno occasioni. Mi aspetto un Udinese, avendo Silvestri al fantacalcio, che subisca meno gol e ne segni qualcuno in più, magari, che ne so, da Molina, al quale non è chiedo di fare l'attaccante, ma essendo un esterno alto, magari, che ne so, una rifinitura, un più uno, un più tre. Ragazzi, c'ho anche Samir, peraltro. Ci hai svelato la tua passione al fantacalcio, c'è bisogno di gol, però anche per i fantacalcisti l'Udinese ha scoperto questo Beto, che ha già fatto 4 gol, è un attaccante che può dire la sua anche, può essere il prossimo talento dell'Udinese. Penso di sì, Beto nel mio fantacalcio a gennaio ci scanneremo sicuramente, perché comunque non si conosceva prima dell'inizio del campionato, e si deve adattare, ha avuto ovviamente un inizio sorprendente, adesso magari sta faticando un pochino di più, è stato anche sfortunato in qualche circostanza, però è un giocatore che può tranquillamente superare i 10-12 gol a stagione, che per l'Udinese potrebbero voler significare tanto. Poi magari se Pereira mi torna al Pereira che tutti conosciamo, è vero, c'è un anno in più, e se gli altri danno qualche cosina in più, io onestamente vedo squadre più deboli dell'Udinese, sono sincero, già quelle che sono dietro sono più deboli e non è inferiore a quelle che sono alla pari o pochettino sopra. E di Udinese parleremo come ogni lunedì stasera al Tonight con Giorgia Bortolossi, una puntata da non perdere perché ospite d'eccezione in collegamento sarà Totò Di Natale, appuntamento dalle ore 21. L'informazione invece tornerà live alle 22.30 con il TG Notte. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti. In un ambiente elegante nel cuore di Udine, Bortolin Gioielli presenta i più prestigiosi marchi nel mondo dell'orologeria e della gioielleria e un vivace spazio dedicato a Dodo, brand giovane e innovativo. Bortolin Gioielli si completa con la boutique Montblanc e con lo shopping shop Pandora dedicato al mondo dei gioielli in argento. La boutique e lo shopping shop si affacciano su Via Rialto e insieme alla nuova gioielleria creano un nucleo brillante in uno dei punti più belli del centro storico di Udine. Un saluto agli amici di Udinese TV e ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato da grande stabilità su tutto il Friuli Venezia Giulia, con cieli prevalentemente sereni e al più qualche innocua velatura in transito nel pomeriggio, temperature massime sotto i 10 gradi su tutto il territorio regionale. Nel dettaglio quindi sulle province di Pordenone e Udine sarà un martedì caratterizzato da grande stabilità, con cieli prevalentemente sereni durante tutta questa giornata di martedì e temperature che scenderanno anche al di sotto dello zero, valori massimi intorno ai 6-7 gradi. Anche sulle province di Gorizia e Trieste avremo un martedì caratterizzato da tempo stabile e asciutto, con cieli prevalentemente sereni su entrambi i territori. Temperature che anche qui potranno sfiorare lo zero nei valori minimi e massime che non supereranno i 7-8 gradi. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.